One step beyond. Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino. Avrete sicuramente riconosciuto il castello, ci troviamo nella via principale di Porretta Terme per assistere per voi alla 28ª edizione del Porretta Soul Festival. Di questo parleremo nel corso della puntata che andiamo ad iniziare però con un fatto di cronaca. Proprio sul finire della scorsa settimana è stato avviato un piano antincendio che riguarda tutto il vasto Appennino emiliano. Ne avevamo parlato, l'avevamo accennato nelle scorse settimane, tanto caldo, tanta siccità, l'allarme incendi non è mai stato così alto. È scattato venerdì 24 luglio il periodo di grave pericolosità dichiarato dalla Regione per gli incendi boschivi, che proseguirà fino al 31 di agosto. Nell'Appennino è attivo il servizio di avvistamento, partito lo scorso fine settimana, per la prevenzione degli incendi boschivi, che si svolge con il coinvolgimento di oltre 100 volontari di protezione civile. Oltre al servizio di avvistamento, sono pronti a intervenire altri 81 volontari abilitati allo spegnimento che hanno frequentato appositi corsi organizzati dalla provincia di Modena e dalla consulta provinciale del volontariato di protezione civile. Il servizio di avvistamento è coordinato dalla protezione civile della provincia di Modena in collaborazione con la consulta e il corpo forestale dello Stato. Sono 7 i punti fissi di avvistamento ad alta quota presidiati dai volontari con l'obiettivo di tenere sotto controllo ampie zone di territorio montano. I punti di avvistamento in Appennino sono Monte Calvanella per la zona di Sestola e Fanano, Monte Cantiere Lama Mocogno, il Sasso della Croce e Aguiglia, Monte Nuda a Pieve Pelago, il Monte Ravaglia a Serramazzoni, la Torre di Gaiato a Pavullo e il Monte Pizzicano a Serramazzoni. Il servizio si svolge il sabato e la domenica fino a settembre dalle 14 alle 19. Nell'ambito dell'attività è previsto anche un servizio mobile di vigilanza con squadre di volontari abilitati alle attività di spegnimento e bonifica, affiancando il Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco negli interventi. Ogni squadra è in collegamento con la sala operativa provinciale attiva presso il Centro Unificato di Protezione Civile di Marsaglia. Gli automezzi sono contrassegnati dalla scritta Servizio Avvistamento Incendi Boschivi. Oltre alle favorevoli condizioni climatiche e alla vegetazione secca, tra le cause più ricorrenti c'è anche la disattenzione dell'uomo e per chi causa un incendio è prevista anche la reclusione. Abbiamo chiesto proprio al Corpo Forestale dello Stato qualche consiglio utile da seguire. Con la calura estiva il rischio incendi aumenta in modo esponenziale. Parliamo di questo argomento con Livio Pedrana del Corpo Forestale dello Stato, vice ispettore. Cosa devono fare i turisti che insomma vanno in escursione e devono osservare determinate norme per cercare di limitare questo rischio? Questa è una raccomandazione magari che si può fare a tutti coloro che frequentano l'Appennino. Sicuramente questo è un periodo particolare, infatti l'assenza di precipitazioni piovose da numerosi giorni ha elevato il rischio di incendi boschivi. In effetti dal 1 luglio è entrato in vigore la fase di attenzione per quel che riguarda gli incendi boschivi e dal 24 di luglio sarà attivata la fase di preallerta, che equivale alla fase di grave pericolosità per gli incendi boschivi. In questo periodo è assolutamente vietato accendere fuochi in aree forestali, in prossimità di queste e in aree che potrebbero essere particolarmente suscettibili al propagarsi del fuoco. Quindi assolutamente l'accensione di fuochi anche all'aperto per cuocere vivande è consentito nella misura in cui vengono adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare che il fuoco si propaghi alla vegetazione e provochi un incendio. Divieti che se non sono osservati comportano l'applicazione di sanzioni amministrative anche piuttosto elevate, che arrivano fino a 2.064 euro. Dopodiché l'incendio ha modo di propagarsi alla compagine boschiva, l'illecito diventa di natura penale e quindi sanzionato con pene molto molto più elevate.
Quindi ci auguriamo che ci sia molta attenzione nei boschi, attenzione che deve essere anche rivolta a coloro che gli escursionisti che comunque frequentano i boschi, che devono avere una dotazione particolare anche per non incorrere a particolari rischi. Esatto, oltre a raccomandarci di non accendere fuochi, la raccomandazione che facciamo a tutti i turisti è quella di innanzitutto pianificare con nel dettaglio maggiore l'escursione che viene fatta durante la giornata. Consultare il più possibile anche i bollettini meteorologici, perché la montagna, in montagna è repentino il cambio delle condizioni climatiche, quindi trovarsi di fronte anche a un temporale improvviso potrebbe mettere a rischio anche l'incolumità delle persone. Sicuramente dotarsi di un telefonino, di un cellulare, che comunque oggigiorno chiunque ce l'ha ed è sempre bene portarlo con sé. E dopodiché nello zaino sicuramente mettersi delle mantelline, tutto quel che serve per un rifocillarsi qualora l'escursione duri più del dovuto. Ecco, una raccomandazione in particolare durante il manifestarsi di fenomeni temporaleschi: spegnere i cellulari, non rifugiarsi sotto delle piante, sotto degli alberi o in prossimità di alberi isolati o di pali o di tralicci, perché questi potrebbero essere un facile ricettacolo di eventuali fulmini. E qualora ci si dovesse trovare di fronte a persone colpite da un fulmine, bisogna sapere che queste non diventano, cioè la scarica elettrica non si trasmette a chi soccorre la persona, e quindi intervenire il più tempestivamente possibile per chi è in grado di farlo, con un massaggio cardio-respiratorio, insomma. Voi siete qua al Giardino Esperia, ma per un motivo impreciso, perché proprio in merito al raccomandazioni che noi stavamo, che lei stava prima dicendo, la sala operativa vi ha segnalato appunto persone che si erano smarrite nel bosco. Esatto, poc'anzi abbiamo avuto una chiamata dalla centrale operativa di Bologna di persone che si trovavano in difficoltà, in sostanza avevano perso l'orientamento. E grazie appunto a cellulari, a WhatsApp, che oramai è d'uso comune anche fra i giovani, siamo riusciti a localizzarlo, a localizzare la zona e a intervenire recuperando le persone che si erano smarrite. Quindi la tecnologia in questo caso, insomma, ha aiutato? Assolutamente, ha portato un contributo determinante nel ritrovamento di queste persone che si erano smarrite. Dalla cronaca alla musica, non parliamo ancora del Porretta Soul Festival, questo andrà subito dopo questo prossimo servizio, ma parliamo di una rassegna altrettanto importante che riguarda tutto il vasto Appennino modenese, ma anche parte della bassa modenese. Stiamo parlando di Armoniosamente, una rassegna che esiste ormai da qualche anno, anche perché racchiude assieme due rassegne in una. La rassegna nasce dall'unione di tre manifestazioni come Armonie fra musica e architettura, la rassegna che vuole valorizzare chiese e pieve antiche, soprattutto della montagna, lungo le antiche sponde, il cartellone delle ville e giardini lungo il Panaro, alle quali si aggiunge il programma di note e arte del romanico, cioè la rassegna di concerti nei luoghi dello spirito tra gli oratori e le pievi di Fiumalbo, Pieve Pelago, Rio Lunato e Serra Mazzoni, a cui si aggiunge infine il Modena Organ Festival, che si svolge tra settembre e ottobre. Armoniosamente è organizzata dalle associazioni Amici del l'organo Johann Sebastian Bach e da Cantieri d'Arte in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ed è promossa in collaborazione con la provincia con l'obiettivo, come spiega Stefano Pellini, curatore del programma, di proporre artisti di fama nazionale e internazionale e giovani musicisti, valorizzando i tesori del territorio modenese come i diversi organi storici in buona parte recuperati negli anni scorsi anche grazie agli investimenti della provincia e il patrimonio artistico e storico presente nelle chiese e negli oratori della nostra montagna. Tra le iniziative in cartellone spiccano i concerti preceduti da conferenze itineranti, dove il pubblico sarà accompagnato da una guida esperta alla scoperta dei segreti storici e artistici dei luoghi interessati dalla manifestazione. Abbiamo
Scusate se un po', ma alla fine ci siamo. 28esima edizione del Corretta Soul Festival. I decibel sono quasi al massimo. Guardate quanto pubblico in una piccola piazza. Tutto questo è il Corretta Soul Festival. Un successo annunciato. Are you ready? Are you ready? Okay, facciamo una grande applause, please, everybody, per the Sugar Hill Band. Si è concluso domenica l'evento musicale più atteso dell'Appennino bolognese. Per quattro giorni la cittadina di Porretta Terme si è immersa nella soul music grazie al Porretta Soul Festival, alla sua 28esima edizione, che come sempre ha riempito anche la strada principale di Porretta con lo street food che ha calamitato centinaia di presenti. Dopo oltre un quarto di secolo di serate memorabili animate dai più grandi artisti del panorama del rock and blues e del soul, il Festival di Porretta è ancora in grado di attrarre e entusiasmare un vasto pubblico di appassionati di tutta Europa, con un programma che concilia qualità, autenticità e comunicativa, gusto dello spettacolo e senso della storia della musica afroamericana. Sul palcoscenico del Rufus Thomas Park durante l'ultimo lungo weekend di luglio si sono visti sfilare personaggi già noti e apprezzati come il chitarrista Anthony Paul con la sua dinamica band e quel vocalista di rara presenza emotiva che è Frank Bay, come l'incandescente veterana Sugar Pie De Santo o i più giovani maestri del canto soul David Hudson, Chick Rogers e Theo Wolf. Ma si sono ascoltati anche due strumentisti leggendari, il sassofonista Joe Arnold, legato al ricordo di tante session Stax, in particolare a quelle di Otis Redding, e un gigante della batteria tra soul e jazz, Bernard Pretty Purdy, il cui personalissimo timing funky ha fatto pulsare centinaia se non migliaia di classiche incisioni. Siamo arrivati alla 28esima edizione di questo che era un festival nato un po' per scommesse, che oggi è davvero tanto 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 grande e partecipato. Ma, il motivo per cui regge da 28 anni è perché non è un fatto commerciale, ma qui ho visto i miei idoli giovanili. È partito in sordina e poi è cresciuto, anche perché la musica soul non piace solo a me fortunatamente, ma piace un pochino a tanta gente, arriva gente da tutta Europa come vedete, si allargano anche nuovi segmenti, perché anche i giovani apprezzano moltissimo questo tipo di musica, che poi è la musica che, da cui è nato Zucchero, da cui è nata Giorgia, Amy Winehouse o gli stessi Beatles o Rolling Stones. Tra l'altro, oltre alla musica c'è anche, diciamo così, la formula del festival, che non vive della propria gloria, non vive sulle proprie glorie, ma si reinventa anno dopo anno. Quest'anno abbiamo Haiti, durante la settimana abbiamo avuto il Giappone, insomma musica soul proveniente da ogni angolo del globo. Beh, la musica soul è universale, ha attecchito in Europa alla fine degli anni 60 e tra l'altro la gente ormai viene a scatola chiusa a Porretta. Nomi commerciali non ce ne sono, oppure erano nomi che erano commerciali negli anni 60. Quindi la gente sa di venire a Porretta per ascoltare un buon prodotto, diverso da quello che si trova in giro, perché non abbiamo qui Sting, non abbiamo Santana, che però la gente li può trovare da ogni angolo d'Europa. Qualcuno ha scritto che in un contesto di ipermercati, come sono diventati i festival, dove tu trovi gli stessi prodotti, a Porretta trovi qualcosa di nuovo e di genuino. Di nuovo, che poi non è nuovo, ma è molto vecchio, ma ha mantenuto quello che era l'orgoglio della soul music degli anni 60. Una formula d'esportazione, diciamo così. La prossima settimana il Porretta Soul Festival alle Canarie. Sì. Beh, alcuni anni fa l'ATER di Modena, l'agenzia regionale che si occupa di balletto e di spettacoli, invitò qui a Porretta un loro cliente che organizzava WOMAD in Spagna. Questi rimasero talmente colpiti dal fascino, da questa esclusività di Porretta, che a tutti i costi vollero portarlo. Poi arrivò la crisi e finalmente quest'anno, nel prossimo weekend, porteremo a Gran Canaria, nella spiaggia di Maspalomas, la formula del Porretta Soul Festival, che si chiamerà Maspalomas Soul Festival,
prodotto dal Porretta Soul Festival e dall'Ater di Modena, agenzia della regione Emilia-Romagna. È una grossa soddisfazione che ci permette anche un'economia di scala, ci permette di ammortizzare quelli che sono i costi dei voli aerei internazionali, e questo fa bene sia a Porretta che alla musica soul. Qui a Porretta per il Porretta Soul Festival, come ti sembra Porretta? L'adoro, mi piace moltissimo, adoro le persone, tutto quel che la riguarda. Cosa significa soul per te? È la mia vita, è tutto, il mio sax è tutto per me. Tu sei un grande musicista, un grande performer, penso che le persone si emozionino quando suoni. Lo spero, spero sia così, spero che apprezzino quello che faccio. È la prima volta che vieni a Porretta, come ti sembra? Bellissima, bellissima, mi sento in famiglia. Io cammino per le strade e mi sento a casa, come quando ero bambino. È amore. Soprattutto perché negli Stati Uniti quello che ho sentito sull'Italia è legato alla mafia e fanno film sulla mafia. E poi sono venuto in Sicilia per un concerto ed era tutto diverso, ho trovato tutto diverso, tutto. Negativity sells better in books, records and many things, but I found it to be totally different. E amo questo posto, lo rispetto e rispetto quello che avete fatto per i miei fratelli e le mie sorelle. E da ora, soprattutto quando pregherò, mi ricorderò di questo posto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, dopo aver vissuto assieme a voi una delle fasi finali della 28ª edizione del Porretta Soul Festival. Qualche consiglio, qualche numero utile per chi avvista un incendio o per chi magari vuole aiutare ad evitarlo. Tutto questo potete rivederlo sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it. Questo assieme a tutto ciò che era contenuto nelle puntate precedenti di questa stagione. Vi consiglio anche di seguirci su Facebook, non solo perché giorno per giorno vi anticipiamo il contenuto della puntata serale, ma soprattutto perché è il modo migliore per contattarci, segnalarci le vostre iniziative. Le nostre troupe vi raggiungeranno nel weekend seguente. L'appuntamento con Estate in Appennino è per domani sera, stesso orario, stesso canale.